La galassia dell'usato ha un potenziale enorme e il salone dedicato al veicolo d'occasione ne è una prima prova, almeno per noi. È un primo passo nella direzione giusta, nel voler dare spazio e visibilità comunque al mondo dell'auto usata. Io mi sarei aspettato anche più auto economiche, perché ho fatto un po' fatica a trovare macchine sotto i 10.000 euro, soprattutto auto di privati. Però sono sicuro che la direzione appunto è quella giusta e andando avanti dalle prossime edizioni o comunque in eventi simili si capirà quanto l'auto usata sia fondamentale e sia anche divertente. Divertente lo dico io per passione, utile per necessità, perché ripeto, l'approccio all'auto usata può essere differente, può essere la reale necessità di comprare un'auto usata perché non ci si può comprare la nuova o perché semplicemente, esempio, ne ho patentato, è meglio comprare l'auto usata per mille ragioni, o per passione come faccio io e tanti miei amici con le auto storiche. Noi qui con lo stand di omniauto.it e motorone.com abbiamo cercato di rispondere alle domande delle tante persone che sono venute a trovarci su come approcciare al mondo dell'usato, cosa guardare, come ricercarle su internet e non, di cosa fidarsi e di cosa non fidarsi. E abbiamo cercato anche di dare delle dimostrazioni pratiche sul car detailing, cioè come prendersi cura della propria auto. E quindi in un mio mondo ideale, in un evento ideale di auto usate, mi piacerebbe comunque vedere più auto economiche di privati. So che ci sono delle limitazioni di garanzia e certificazioni, ma con la passione si supera tutto. E servizi. Qui c'è l'ACI, ad esempio, che può effettuare visure, passaggi di proprietà in loco, e poi servizi o dimostrazioni di manutenzione proprio qui. Perché se io adesso mi innamoro di quell'auto e la voglio conoscere intimamente, magari un paio di ponti per vederla sotto mi avrebbero fatto comodo. Comunque si tratta sempre di soldi, è un qualcosa che non ci è appartenuto e non si sa come è stato utilizzato, ma che vorremmo. Quindi sarebbe questo l'approccio curioso e sensibile che mi piacerebbe vedere a prossimi eventi di questo tipo, al prossimo salone dedicato al veicolo d'occasione, perché alla fine, diciamocelo, le auto non sono nuove, ma anzi, forse meglio.